una città, una maglia, un amore. Grigi nel cuore. Ogni giovedì, ore 21:15, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Quinta puntata questa sera di Grigi nel Cuore, alle ore 21:15, canale 111, non perdetevi il nostro talk show sul mondo dei grigi. Si parlerà della settimana tra alti e bassi, appena vissuta dall'Alessandria, con il sorriso tornato solo, con la Coppa Italia e con la sfida delicata in arrivo contro l'ultima in classifica del Gavorrano. Una settimana sull'altalena, la prima di mister Marcolini che due volte, nel volgere di 5 giorni, ha visto il peggio e il meglio dell'Alessandria. Avversario sempre il Piacenza, primo autore della rimonta in campionato che ha spedito all'inferno il morale dei grigi da 0-2 a 3-2, poi sparra in partner in Coppa Italia con i Mandrogni che hanno superato il turno ad eliminazione diretta con un convincente 4-0. Andando con ordine nell'anticipo di campionato, l'Alessandria non è stata in grado di gestire il pesante doppio vantaggio gentilmente offerto dall'autorete di Morosini e dalla papera del portiere Fumagalli su tiro di Gonzalez. A quel punto sarebbe bastata una bella corazza difensiva che i grigi non hanno dimostrato di avere, mentre i piacentini sì, e proprio l'ingresso del giocatore Corazza ha ribaltato tutto. Sua la doppietta intervallata dalla rete di Romero per un ribaltone difficile da spiegare se non entrando nelle pieghe psicologiche di una squadra in crisi. Martedì Michele Marcolini ha riportato i suoi sul luogo del delitto, ancora a Piacenza, questa volta per i 16esimi di finale della Coppa Italia di Lega Pro. Il tecnico dei grigi opta per un turnover massiccio, così come il collega, schierando in partenza 8 elementi diversi rispetto all'anticipo. E arriva un successo convincente per 4-0, gli emiliani con tanto di passaggio del turno. 2 reti per tempo, Fischnaller e Russini nel primo, Pastore e Nico nella ripresa, 4-0 il finale. Primo sorriso per Michele Marcolini, anche in zona mista, sono convinto che potremmo fare molto bene, c'è da prendere un po' di aria fresca per liberarsi la testa, mi auguro che questa possa essere una buona base di partenza. È stata una bella risposta, ci tenevo. L'Alessandria giocherà gli ottavi di finale di Coppa Italia mercoledì 13 dicembre al Mocagatta contro l'Albino Leffe. Mano alla testa torna prepotentemente al campionato, dove fa freddo. 12 punti, terz'ultimo posto in classifica in piena zona play-out, 2 punti in più sulla zona cuscinetto della salvezza. Addirittura 9 quelli che separano i grigi dai play-off. E domenica 3 dicembre al Mocagatta, ore 14:30, arriva il fanalino di coda Gavorrano, che di punti ne ha 10. Una sfida salvezza in piena regola, ripartendo da quanto visto a Piacenza in Coppa Italia. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Ognuno di noi merita attenzioni specifiche e servizi su misura, utili al mantenimento del proprio benessere. Per questo la farmacia Sacchi di Alessandria è la scelta giusta. Trovi il punto salute con autoanalisi del sangue, rivelazione parametri cardiaci, ECG, holter pressorio e cardiaco. Farmacia Sacchi, ad Alessandria, Corso Acqui 36. Da 80 anni al servizio di una comunità. Farmaciasacchi.it. In
inaugura sabato 2 dicembre alle 16.30 presso il centro commerciale Bennet di Belforte il nuovo centro estetico Spaltra, dove la bellezza è facile e felice. Da Spaltra lui e lei troveranno trattamenti viso e corpo funzionali, manicure e pedicure semipermanente, ricostruzione unghie, epilazioni di qualità e laser. Spaltra, l'altra spa, vi aspetta sabato 2 dicembre dalle 16.30 presso il centro commerciale Bennet di Belforte, a pochi minuti da Ovada, con DJ set, buffet e regali per tutti. L'attesa è finita, dedicato alle donne e a tutti coloro che amano lo shopping di qualità. Finalmente, domenica 3 dicembre, ritorna a Tortona l'unico, vero, originale mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. Tutto il meglio del Made in Italy artigianale al miglior prezzo. Abbigliamento, pelletteria, cashmere, pelletteria, borse, scarpe, stoffe pregiate, biancheria per la casa, arte fiorentina, porcellane, bijou. Gli ambulanti di Forte dei Marmi, le ormai famose boutique all'aperto, vi aspettano domenica 3 dicembre a Tortona in Piazza Milano, conosciuta come Piazza Mercato, con orario continuato dalle ore 8 alle 19, anche in caso di maltempo.